Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, proseguiamo la nostra avventura motociclistica con il gioco di MXGP2. Allora, amici, iniziamo la gara subito. Siamo su terreno sabbia, lunghezza 1550 metri. Ok ragazzi, io mi sparerò le prove e le qualifiche, ci vediamo direttamente al cancelletto di partenza in gara 1. Ok ragazzi, ci siamo qualificati primi, il circuito è molto bello devo dire, mi piace veramente assai, anche perché si vede dal risultato, eh? Ok. Va bene, scendiamo direttamente in pista. Allora, cancelletto va bene anche il primo, questo qua, a lato. La nostra partenza è sempre uno schifo, direi, eh. Andiamo subito a bomba. Ecco qua. Primo rewind, ragazzi. Va bene, li prendiamo. C'è sempre quel bastardo là che è sempre davanti a noi, eh. Dai, dai, porca puttanazza. Oh, in qualifica non sono caduto neanche una volta, eh. In compenso andiamo a recuperare tutto qua in gara. Dai, dai così. Va bene, dai, dai, dai. Ottimo ragazzi, ottimo, eh. Dai, iniziamo il secondo giro. Ecco. Eccoli, subito il secondo giro e iniziamo subito da schifo. Dai, dai, è bomba, la bomba, la bombazza. Altri 4 secondi a quello dietro di noi, ragazzi. Il circuito dell'episodio precedente avevamo veramente sudato, devo dire. Invece questo qua è di mio gradimento.
KTM. Dai, dai. E forse, forse riusciamo a portare a casa un bel podio in questa gara. Ah, volevo farvi vedere, intanto che siamo primi, anche l'altra visuale, ragazzi, in prima persona, direttamente così. Che bella anche questa, è che è un po' più difficile da utilizzare, perché non riesci a capire bene l'inclinazione della moto nei salti. Comunque è una figata anche questa. Siamo al terzo giro e siamo ancora primi, eh? Viene un po' da sboccare con questa visuale, non so a voi ragazzi, ma un po' da sboccare mi viene, eh? Però è molto bello. Dai, dai, che ci siamo. Quando la pista mi piace si vedono i risultati, ragazzi. Le altre faccio veramente, alcune ho fatto veramente fatica. Non avete visto i risultati. Infatti con questa visuale non si vede bene l'inclinazione della moto. Comunque, va bene. E ci siamo. Grandi, grandi così. Primi, perfetto. A 12 secondi gli abbiamo dato al secondo arrivato, con la Yamaha, uno svizzero, Va bene. Buono, buono. Già uno squarto per rompicoglioni lì, perfetto. Ci sta, ci sta. E i nostri 25 punti li abbiamo portati a casa. Perfetto. Partiamo direttamente subito con gara 2, ragazzi. Va bene, va bene. Gara 2. Perfetto, proprio così. Sti bastardi. Dai, dai. Ok, quello ci siamo proprio passati sopra di violenza, eh? Vediamo di recuperare al volo, ragazzi. Vediamo di levarci dalle scatole. Ok,
Ma dai. Porca puttanaccia bastarda, quando la inizi male la curva, la finisci male. Dai, dai, dobbiamo recuperare. Siamo all'ottava posizione, ragazzi. Settima posizione. Dai, curva, cazzo. Giro 2, ragazzi, dobbiamo arrivare per forza sul podio, eh? Dobbiamo levarci dalle scatole, tipo. Porca puttana, ancora come prima, eh? Come prima, adesso utilizzo il rewind perché stessa curva come prima, dai. C'è sempre Jonas là davanti. Grande recupero abbiamo fatto. Dai, dai, che inizia l'ultimo giro. Siamo primi, ragazzi. Fare cazzate. Dai, che ce l'abbiamo fatta, uno dei primi posti mi sa, eh? Ultimi salti. E vai, e vai, vai così. Perfetto, una gara perfetta, ragazzi.
Una gara perfetta. 2 secondi e 2 abbiamo dato, ottimo. Abbiamo portato a casa anche qui un bel 50 punti. E secondo c'è sempre quel Jonas lì. Siamo primi in campionato a 226 punti contro i 187 di Jeffrey Erlings e quel che là. Va bene, col KTM. E Jonas dov'è che è? Visto che ci rompe tanto le scatole, è quinto. Perfetto. Crediti, reputazione. Ok, vediamo un po'. MXGP Magazine cosa dice? Allora, vittoria di pilotino in MX2 con 50 punti, alle sue spalle chiudono Jonas secondo e Anstin terzo, va bene. Caccia mondiale, va bene. Pubbliche relazioni, vediamo un po' le email. Ilario Ricci, oggi hai davvero gareggiato alla grande, Gino. Il raggiungimento dell'obiettivo è un grande passo nel percorso assieme. Nel prossimo Gran Premio vogliamo almeno 33 punti. Vabbè, 33 punti in qualsiasi caso li abbiamo portati a casa. Poi, ho importanti novità. Sono appena stato contattato da Bilbo Nestan, dello Squana Factory Racing. Sembrano interessati a te. Ma tieniti forte, ci sono anche Marchetti Racing Team KTM, Honda Jet e Hitachi Construction, ok, KTM, che ti tengono d'occhio, va bene. Pubblico segue il motocross per l'adrenalina, spettacolo, questo lo sapevamo già, va bene, va bene. Questo niente. Ok, perfetto. Gara successiva, vediamo un po'. Sarà un terra battuta, lunghezza 1620 metri, quindi ancora più lungo di questi qui che abbiamo affrontato in questo episodio. Ok, amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Per caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.